ci siamo improvvisamente trovati da una vivacità, da una socializzazione continuativa all'interno della biblioteca, da un aspetto di vita ordinaria sempre a ritmi altissimi, per poi passare a quella che invece è un grande silenzio. Le parole che hanno caratterizzato il multiplo, socialità, aggregazione, vita di comunità, erano tabù, quindi proprio non esisteva in nessun modo. Una delle mail che mi è rimasta più impressa era una signora di una certa età, diciamo, quindi pensionata, che ha scritto dicendo: sono disperata, non ho più libri da leggere, mi mancate moltissimo, ma non è che potreste fare uno sportellino tipo Bancomat in cui io restituisco ma soprattutto prendo libri? E quindi quando le ho risposto ho detto: guardi, non possiamo farlo, per i libri che deve restituire ovviamente non c'è problema, ma se deve prendere libri c'è Emilib. E quindi le ho spiegato Emilib. Poi abbiamo avuto chiaramente un altro scambio di mail, perché non era così digitale la signora, quindi l'ho seguita anche al telefono passo passo, e alla fine lei ci ha scritto ringraziandoci moltissimo, perché ha detto: finalmente posso leggere dei libri. Che le persone ci cercavano, diciamo così, e come istituzione e di conseguenza e come professionisti, è stato, secondo me, o almeno a me ha fatto questo effetto, un aiuto a superare questa fase di difficoltà dal punto di vista lavorativo, no? Cioè dire: c'è bisogno che io sia lì, che faccia delle cose, devo dare il mio contributo, ecco, potremmo metterlo in uno slogan di questo genere: devo dare il mio contributo a superare questo momento di crisi, sia dal punto di vista pratico che soprattutto dal punto di vista psicologico. Io immediatamente mi sono mossa soprattutto con la SIAE, perché la prima idea che ci è venuta in mente sono state le letture online. E ci hanno dato veramente nel giro di pochissimo tempo l'autorizzazione a pubblicare le letture per i bambini, letture di Nati per Leggere, ma letture tout court fatte dai nostri volontari, perché noi abbiamo un corpo abbastanza nutrito di volontari Nati per Leggere, che quindi con i libri che avevano a casa, perché non potevano più venire in biblioteca a ritirarli, anche quella era la difficoltà. Ci siamo posti anche il tema di una condivisione di contenuti culturali, quindi non spostandoci dal mero servizio di informazioni, di reference, per arrivare ad una consultazione di contenuti culturali coinvolgendo le realtà che abitualmente collaborano e gravitano intorno al servizio cultura, alla biblioteca, alla ludoteca, sono le associazioni, sono appunto professionisti, sono compagnie teatrali. Un'altra insegnante delle scuole qua di San Giorgio, delle medie, con cui io ho tanti progetti, insomma, poi abbiamo tanti progetti in corso e con cui anche durante la quarantena abbiamo comunque continuato a fare cose da remoto, e lei mi ha detto: senti, ma secondo me i nostri ragazzi hanno bisogno di qualcosa di carino da fare, cioè di qualcosa di bello e che un pochino li stimoli e li faccia uscire da questa didattica a distanza, come dire, infernale, che, insomma, in cui siamo tutti in questo momento. Ad un certo punto ci si è accorti che anche la realtà di Castelvetro Piacentino ha degli youtuber, ne abbiamo contattati un paio, con una realtà eravamo già in contatto, con l'altra abbiamo preso contatti durante questo lockdown. E l'estate che ci aspetta, pur nelle limitazioni che si pongono, sarà funzionale a ricostruire una empatia con l'utenza, un rapporto che comunque ha subito una frattura, e cercare di sdrammatizzare quelle che sono le paure che purtroppo la cittadinanza si porta dietro per un contatto troppo ravvicinato, per un libro che magari non è stato sufficientemente in quarantena, per una copertina che magari non è pulitissima. Anche se l'idea è quella di continuare con le nostre rubriche, anche di consigli di lettura, consigli di visione, insomma, anche in tempi, diciamo, pseudo normali come possono essere adesso. E poi ci sono state anche delle persone che il primo giorno in cui abbiamo riaperto, lunedì 18, ha quasi commosse, insomma, hanno proprio ringraziato gli operatori per il lavoro fatto. Non è tanto l'accesso a strumenti di lettura o a fonti, insomma, che potessero soddisfare la voglia di leggere, ma è tutto il contesto nel quale il libro è inserito, quindi
venire in biblioteca, stare in biblioteca, scegliere i libri dello scaffale, prendere i libri in mano, dire questo non mi piace, questo sì lo voglio, ne prendo 10, quanti ne posso prendere, è un rito che è venuto a mancare. Stiamo cercando di capire quali dei tanti servizi delle biblioteche, che sono veramente tanti, possono essere gestiti ed erogati, diciamo così, in modalità nuova, prevedendo anche la possibilità di usufruire da remoto, ma senza che sia semplicemente un prendere qualcosa e metterlo online. C'è un elemento di passione per il lavoro che ha aiutato sicuramente a superare anche questo momento. Cioè, c'è chi è più timoroso, chi magari la mascherina la porta tutte le ore, chi si sanifica le mani più spesso, però c'è un atteggiamento che è quasi come se ci sentissimo sicuri dentro a questo luogo. L'impellenza di trovare una soluzione nel tempo è diventata una metodologia di lavoro, siamo in grado di rispondere alle emergenze, siamo organizzati. Ha permesso di metterci in gioco e di capire che siamo in grado di affrontare anche una situazione di emergenza, dando delle risposte. Proprio in una corsa contro il tempo, come se questa emergenza avesse da un lato congelato il nostro mondo, ma nello stesso tempo ha attivato delle accelerazioni. Come queste, la necessità di ripensarci, di riposizionarci, di capire che cosa potevano fare le biblioteche in quel momento durante la chiusura, ma anche in futuro, e anche queste modalità di lavoro così nuove, quali dei servizi che abbiamo avviato in questo periodo può diventare strutturale, quali competenze dobbiamo affinare perché alcuni servizi si sono rivelati ad esempio anche molto importanti e molto utili, come ad esempio era centrato sulle prenotazioni. Ma l'aspettativa, quella che è ancora adesso, è quella di quando riaprite. In effetti la biblioteca permette ed è sicuramente un baluardo culturale forte, perché permette la socializzazione tra gli utenti, ma soprattutto anche il rispetto del silenzio, il rispetto della autoformazione, il rispetto di sognare ad occhi aperti stando in silenzio. Quindi sono piccole possibilità che rendono il ricorso al libro, in un momento in cui di silenzio ce n'è stato tanto negli ultimi mesi, una via di fuga. E quindi chi diffonde in maniera pubblica e gratuita e con promozione la lettura, la cultura del cinema, la cultura del documento, è comunque vada un'entità che rispetta tutti i valori. Però quello che abbiamo notato è una affezione, insomma, al libro, e comunque che resiste proprio anche al libro cartaceo, la voglia degli utenti di ritornare e di prendere libri a prestito, insomma. Penso che in questo periodo la richiesta maggiore fosse proprio la voglia di tornare, e la voglia di tornare in biblioteca, di prendere un libro, di poterlo sfogliare, di poterlo scegliere, di tornare in qualche modo alla normalità. Uno spunto interessante potrebbe essere proprio come riuscire in qualche modo a tendere una mano e a recuperare chi rimane in partenza tagliato fuori. Questo secondo me è un bel quesito. Io non ho una risposta, però è un quesito che secondo me su cui dovremmo riflettere. Vederla vuota mi mette tristezza, e la paura è che di vederla a lungo così. La paura è quella di perdere pubblico, ma non perché semplicemente perché la voglio vedere piena di gente, ma perché ho paura che venga, come devo dire, che la biblioteca esca dall'abitudine quotidiana di quella percentuale di cittadini che comunque è bassa. Cioè, noi vorremmo che, no, il nostro impatto nella cittadinanza aumentasse. Adesso il rischio è di perdere addirittura una percentuale di quel pubblico che comunque frequentava le biblioteche. Quindi l'esperienza di una biblioteca non è il prestito non è solo il prestito del libro o una sedia a un tavolo, è un pezzo di un'esperienza, per fortuna, più ampia, e che noi vogliamo preservare e che vorremmo, insomma, riprendere il prima possibile. E poi sicuramente questa chiusura ci ha costretto a riflettere sul futuro delle biblioteche, ma veramente seriamente, su come ci posizioniamo. Se l'idea della biblioteca pubblica che abbiamo avuto fino adesso è ancora valida
o dobbiamo valutare altri modelli e altre buone pratiche? Insomma, dobbiamo correre proprio, cercare di capire come si può presidiare il cambiamento, come costruire nuove alleanze, strategie, come stare al passo, insomma.